La stabilizzazione dinamica del rachide lombare è sicuramente un argomento molto interessante e dibattuto. Sono pochissime le metodiche chirurgiche che permettono di rinforzare il rachide lombare senza creare delle artrodesi, cioè delle fissazioni per cui vengono bloccati dei segmenti vertebrali. Esistono tanti sistemi di fissazione, tante tecniche con viti transpedicolari e barre, con sistemi interspinosi piuttosto che interarticolari, ma di sistemi dinamici veri e propri ce ne sono pochissimi. Uno dei sistemi che io penso sia efficace, soprattutto selezionando una patologia molto, molto specifica, è quello della stabilizzazione dinamica attraverso il DIAM, che è un cuscinetto di silicone rivestito da una camicia di dacro che può essere inserito a livello interspinoso tra le vertebre per scaricare le articolazioni quando queste sono patologiche o sublussate, cioè hanno una certa lassità e ipermobilità che genera dolore. L'intervento è molto conservativo, non prevede praticamente interruzione di nessuna delle strutture anatomiche normali e se il paziente viene selezionato con cura può realmente dare un sostegno elastico nel punto insufficiente della colonna. È sicuramente una buonissima soluzione per chi fa attività che prevedano movimento, elasticità e che debba raggiungere un certo tipo di